Buongiorno a tutti, è davvero con molto piacere che oggi sono qui a Torino, una città meravigliosa, una giornata anche azzeccata sotto il profilo del sole, climatico, esatto. Ringrazio il presidente Geraci, Bruno Geraci, per l'invito, tutto il Corecom, un segnale di grande attenzione che c'è su questo tema così rilevante nella società di oggi. Ringrazio anche il presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, una persona che ha avuto il coraggio anche di fare delle scelte importanti. Ecco, quando prima il presidente parlava di indipendenza dell'organismo, una scelta fondamentale in questa direzione è scegliere andare a cogliere le persone, dei professionisti seri, dei professionisti di altissimo profilo. Solo in questo modo si riesce a garantire l'indipendenza. Se si mettono in campo le forze migliori, le professionalità migliori, ecco Bruno Geraci, Ezio Ercole, Tiziana Maglione sono dei professionisti seri, a quel punto si creano le condizioni per fare bene, per essere autorevoli e quindi diventare un'autorità in quel caso, come il Corecom è, così come vuole svolgere questa funzione così importante nella società di oggi. Un ringraziamento e un saluto anche al vicepresidente del Consiglio regionale, che non fa mai mancare la sua presenza e un'attenzione particolare che riserva al Corecom ai temi che affrontiamo, così come all'autore del testo Facebook Genitori alla riscossa, Gian Maria De Paulis, che ci sta dando questa lettura e questo messaggio importante da valorizzare, ossia rivolgerci ai genitori più che ai ragazzi in questa fase per riuscire a comprendere meglio e incidere sulla loro crescita, lo sviluppo. Significa anche guardare un po' anche, ripeto, al bene dell'Italia. E un saluto anche al provveditore regionale degli studi per la sua presenza, perché con lui riusciamo anche a incidere e arrivare poi di conseguenza ai ragazzi, che sono il fine, poi ultimo di questo lavoro. Vorrei dire sicuramente che magari uno dei ragazzi qui in sala potrebbe alzarsi, venire qui nel tavolo della presidenza e raccontarci Facebook. Ce lo potrebbe sicuramente raccontare meglio, ci potrebbe raccontare quelli che sono tutte le strategie per comunicare, per magari ecco, rappresentarsi meglio su questo social network così diffuso in Italia, nel mondo, ma in Italia in particolar modo. Quello che occorre fare, ed è lo spirito del volume, è quello di incidere sulle famiglie, sui genitori, sugli adulti, su quelle persone che ancora oggi hanno difficoltà con la tecnologia, e con questo tipo di strumento il social network ha rivoluzionato completamente il modo di fare comunicazione anche interpersonale tra le persone, i cittadini, tra anche gli organi istituzionali. Io seguo moltissimo l'attività del presidente Cattaneo su Facebook, abbiamo modo anche di dialogare a volte la sera tardi, perché ecco, è uno strumento efficace, è immediato, dà la possibilità di entrare in contatto con chiunque in qualsiasi momento. Io un minuto fa ho pubblicato proprio su Facebook questo avvenimento, le persone che ci sono, è un modo che faccio ormai quotidianamente nel comunicare. Quindi pensate l'importanza di uno strumento così di queste dimensioni, con questi numeri così significativi, e pensiamo ancora di più per i ragazzi cosa significa in qualsiasi momento, con uno strumento in mano, con il telefonino, riuscire a comunicare in tempo reale in qualsiasi parte del mondo con il vicino di banco, perché poi dal locale, dal comunicazione globale siamo arrivati ecco, anche a comunicare stando vicini attraverso questi strumenti. E bisogna usare ogni strumento per fini positivi. Per fare questo bisogna conoscerlo bene. Un genitore, per educare un figlio oggi, non può non conoscere lo strumento, questo strumento. E quindi il volume va in questa direzione, è un volume molto pratico, molto concreto, va nel dettaglio, entra nel dettaglio, ci spiega come fare, poi lo dirà Gian Maria, sono informazioni proprio utili per la privacy, per comprendere meglio
Facebook. Io non sono mai per demonizzare uno strumento, anzi Facebook è straordinario e ci regala delle possibilità importanti, no? in tutti i settori della vita di tutti i giorni, però bisogna saperlo usare e i genitori e aggiungo gli insegnanti che hanno un ruolo pedagogico, hanno un ruolo di contatto quotidiano, a volte anche più sotto il profilo delle ore passate con gli studenti, ancora superiore dalle famiglie. E quindi per loro diventa fondamentale poter conoscere bene tutti gli strumenti che i ragazzi usano, tra questi c'è Facebook. Grazie per l'attenzione, i Corecom su questo tema stanno facendo molto, cioè oggi vedo anche il presidente della Campania, Gianni Festa, che è un collega giornalista, sta facendo bene giù in quella regione e anche su questo lavoro si sta impegnando. I Corecom stanno diventando sempre più un punto di riferimento per la comunicazione a 360 gradi, siamo da organismo pubblico che faceva un po' il ruolo del vigile, del controllore, del soggetto che andava a sanzionare, a controllare, a sanzionare, a organismo che invece vuole entrare nel merito, sollecitare le questioni, sensibilizzare sui temi. Poi dopo, certamente, quando ci sono le violazioni bisogna intervenire anche in maniera seria e rigida, però prima c'è un lavoro propedeutico che questo Corecom, il Corecom Piemonte, sta facendo a testa alta, con serietà, con passione, con grande professionalità, e questo è quello che ci rende un organismo sempre più utile al cittadino, efficace e concreto. Buon lavoro.